sono e degrado. Allora, prima di comprarmi il vestito nuovo, io credo che vada a rattopparmi il vestito vecchio e potermelo rimettere ancora una volta. Allora, se noi abbandoniamo l'idea di costruire quello che già abbiamo, tenerlo come un tesoro di famiglia, poterlo riqualificare e far vivere ai cittadini la possibilità di vivere la villa comunale, non semplicemente soltanto per metterci le luci e che poi non c'è una programmazione, tant'è vero che i disoccupati, i movimenti di questa città hanno proposto la gestione di una villa comunale come esiste a Mete di Sorrento, come esiste nella stessa Sorrento città, addirittura che sono ville che sono dei salotti della città che allontanano l'immagine del cemento, quello che abbiamo davanti. È chiaro, non so chi ha detto prima, ma faccio il sindaco, ma faccio vedere a Pasquale, ma faccio vedere a Nicola, perché quella posso vedere soltanto cemento e il mio di rimpettaio e ci posso fare una chiacchierata. E finisce anche la questione sociale, di coesione, di stare insieme, di aggregazione sociale, dove ci possiamo incontrare in un parco a fare una bella mostra dei libri, una bella mostra di antiquariato. È questo che manca. Se non abbiamo la mentalità di prenderci le nostre cose, allora riprendiamoci il nostro futuro. Cioè, noi dobbiamo metterci in testa che cambiando la società, soltanto attraverso delle serie e occupate, no? Interventi in questa materia e l'ambiente, e soltanto così possiamo cercare di questo schifo generale che viviamo di avere un minimo, almeno come dire, in un vestito rotto, avere una pochette nel taschino. Grazie. Ultima domanda. Volevo dire due cose. Sì. Innanzitutto, quella cosa che ha detto il sindaco riguardo il registro dei tumori, sì, penso che sia una cosa molto importante, perché una cosa che si sta chiedendo da parecchio tempo, hanno chiesto anche a me di fare diversi articoli su questa cosa e di avere alta l'attenzione su questo problema, perché leggevo proprio ultimamente che Casoria sembra che sia una delle città d'Italia dove si muore di più per tumori. Questo è un problema che assolutamente non deve passare sotto silenzio. Quindi ringrazio il sindaco per questa cosa che ha detto, però tutti quanti teniamo alta l'attenzione, perché è un problema gravissimo e colpisce tutti, il tumore non guarda in faccia a nessuno, né i cittadini di serie A né i cittadini di serie B, quindi questo problema ci riguarda tutti ed è bene che lo seguiamo tutti quanti, ognuno per il proprio ambito e il proprio... Poi volevo rispondere all'architetto che aveva detto una cosa prima, ha detto noi ci interessa partecipare, noi non vogliamo... il lavoro va pagato. Il lavoro non va mitigato, chi lavora deve essere pagato. È giusto chiedere il lavoro ed è giusto che chi lavori debba essere pagato. Grazie. Grazie. Vabbè, cioè abbiamo le conclusioni di questa iniziativa. Io ringrazio tutti voi per la pazienza, per aver assistito con circa più di 2 ore a questo primo appuntamento. Brevemente, io volevo sottolineare come da alcuni contributi è emerso finalmente non uno stare contro qualcuno, ma stare per qualcosa. E credo che la cosa principale e fondamentale che mi auguro anche qualche giornale possa riprendere è che questo qualcosa è la nostra città, quindi interessa a tutti. Grazie, buonasera. Thank you.